45 residenti del quartiere Zavarise nel cuore di Fano, a pochi passi dall'ospedale Santa Croce, hanno raccolto, sottoscritto ed indirizzato ai quattro candidati a sindaco e dalle redazioni locali di stampa e media, una petizione per chiedere maggior attenzione a questa parte di Fano. A dire il vero, la maggior parte dei residenti si trova su Viale Cesare Rossi 29 e su Via Nini 9, ma anche residenti di Via Veneto, Via Giullini e Via Gabrielli. La questione che pongono ai futuri amministratori è il decoro, l'ordine e la pulizia della zona, che a loro dire è fortemente compromessa, ed hanno deciso di lanciare un grido di dolore proprio perché hanno a cuore la bellezza della città di Fano. Il dito lo puntano contro una sosta selvaggia e la soffocante morsa delle auto che proprio in presenza della piazzetta antistante, la chiesa neogotica Palazzi Zavarise, all'incrocio tra Via Giuglini e Via Le Rossi, raggiunge il suo apice. Complice anche anche una giungla di ben nove cartelli di segnaletica verticale, tutti piantati a pochi metri di distanza. È necessario un parcheggio a pagamento con le strisce blu. Se viene a trovarsi una persona, un artigiano o il dottore, bisogna fare il vigile urbano per lasciare il posto macchina e farlo entrare in casa. Insomma, è una situazione incresciosa. Vediamo che le cose vanno indietro e non vanno avanti. E questa amministrazione per noi non ha fatto niente. Rivolgono quindi un appello, proprio ora che il livello di ascolto della politica è al massimo, ai quattro candidati per esprimersi pubblicamente a questo riguardo, lamentando una mancanza assoluta di riguardi fino ad ora per questo salotto buono della città se si esclude l'intervento di asfaltatura e di risistemazione degli stalli in viale Mariotti. Inoltre vorrebbero che fosse migliorata la fruibilità da parte delle persone anziane, ma non solo, delle banchine laterali che per sporco ed erbacce, oltre che a trasformarsi in veri e propri acquitrini in caso di piogge abbondanti, diventa impossibile e la piazzetta liberata dall'assedio delle auto. Servirebbero anche i contenitori per gli escrementi degli animali ed ultima, ma non ultima, la creazione di una pista ciclabile in sicurezza su Viale Cesare Rossi, unica via ormai del quartiere Rimasta sprovvista.